L'arrivo di Aaron Banjo. Annunceremo la vincitrice del concorso Miss Interbeauty. A lei l'onore, Lord Sandrake. Proclamo vincitrice del concorso di bellezza Miss Interbeauty la signorina Beautiful Tachibana. Evviva, ce l'ho fatta! È questo il momento critico, vero, signor Tsuchida? Già, proprio così. Chi osa irrompere qui in questo modo villano? E pensare che ero certo di padroneggiare il Galateo in maniera impeccabile. Molto lieto di fare la sua conoscenza, egregio Lord Sandrake, comandante dei Meganoidi. Eh? I Meganoidi? Ma come hai fatto a scoprire che sono un comandante dei Meganoidi? Per questo ho fatto infiltrare l'affascinante Beautiful Tachibana tra le partecipanti al concorso. Ben fatto, Beauty. Ottimo lavoro. Per te questo ed altro, Banjo. Hai detto Banjo? Allora tu saresti il famoso Aaron Banjo di cui tanto si parla. Al suo servizio. Cosa? Quel ragazzo sarebbe Aaron Banjo? Non credevo fosse tanto giovane. Vi prego, signori, ascoltatemi. Dovete andarvene immediatamente. Lord Sandrake è uno dei comandanti di un gruppo di cyborg chiamati Meganoidi. Restare qui è molto pericoloso. Banjo, alle persone presenti in sala non verrà fatto alcun male. È desiderio di Don Zauker rapire tutte queste splendide fanciulle per trasformarle in suoi obbedienti servitori Meganoidi. Io impedirò questo rapimento. Lo giuro sul mio onore, Sandrake. Completerò la mia missione. Hai la mia parola, Aaron Banjo. Cosa? No, aspetta, Rek. Dobbiamo avvertire l'Interpol prima di muoverci. Ma... No, noi non diventeremo mai degli stupidi robot tutti pieni di ingranaggi. Quando diventerete dei Meganoidi, la vostra incantevole bellezza sopravviverà immutata allo scorrere dei secoli. Ma che sta succedendo? Forza, ragazze! Approfittiamone! Non sono tre! Sbrigatevi! Non vi permetterò di fuggire. Banjo, ora tocca a te. Sembra che questa strana cortina fumogena abbia un certo effetto su noi Meganoidi. Io avrei preferito che il suo effetto durasse più a lungo. Molto bene. E ora, mie dolci fanciulle, permettete che vi conduca alla mia base. Eppure
avevo nascosto bene la Max Patrol. Fermati! Sarà sicuramente un soldato dei meganoidi. Eh? Voce di una donna. Allora questa è la tua macchina. L'ho presa in prestito. Ah, tu sei la novellina dell'Interpol, dico bene? Dovresti guidare meglio. Se la Match Patrol fosse stata un'auto normale, i gradini l'avrebbero distrutta. E poi, secondo me, la tua bellezza risalta molto di più quando siedi al posto del passeggero. Il camion che trasporta le ragazze rapite ha lasciato l'isola e si dirige verso il porto. Questo dovrebbe essere il tuo collega, giusto? Ma tu sapevi di noi? Tu sei una promettente allieva dell'Interpol Academy, la rinomata scuola di polizia internazionale. Alfabeto Morse. Forse è Benjo. Sotto il camion c'è qualcuno che ci sta dicendo che verrà a liberarci. Ah, finalmente Reika è arrivata. Cominciavo a preoccuparmi. Va tutto bene, Benjo. Affronteremo questo argomento non appena li avrò seminati. Emergenza 2. Penso proprio che riusciremo a salvare qualcuno. Già, sono assolutamente d'accordo con te, eh? Avanti, inserimento aerosistema. Quando vai di fretta. Il signor Tsuchida è stato... Non era certo una scena adatta agli occhi di una donna. Sta attenta ora, reggiti forte. Eccolo, quello è il container. So benissimo. Ehi, coraggio, ora riprenditi. Forza. Ma dove siamo? Sott'acqua. Siamo stati colpiti, non è vero? Sì, ma solo dallo spostamento d'aria. Nulla di preoccupante, Reika. Un uomo di grande fascino. Le voci che circolano a Shinga City dicono il vero. Ma il misterioso Aran Benjo, chi è in realtà? Sono solo una persona che sa quanto possano rendersi realmente pericolosi i meganoidi. Ah. Allora hai già un piano per affrontare Lord Sandrake. Certo. Molto bene. Ecco il segnale di Beauty, finalmente. Ma che diamine... È successo qualcosa a Beauty. Hanno piazzato una base in un posto simile. Non ti meravigliare troppo. I meganoidi sono capaci di ben altre imprese. Vieni. Ma questo è un invito in piena regola. Ehi. Beh,
Credo proprio che le tue forme invitanti ci daranno qualche problema. È vero, hai ragione. Ma penso che dovremo adattarci, dico bene? Incantevole. Atteso, Aran Benjo. Ehi, perché mi hai fermata? Se ti avessi lasciata andare, saresti rimasta schiacciata dalla gabbia. Oh. Quale sangue freddo, i miei complimenti, Benjo. Se diventassi un meganoide, con le tue capacità diventeresti subito comandante. E io farei in modo che Reika rimanesse per sempre al tuo fianco. Sarebbe magnifico poter conservare la bellezza intatta, rimanere giovane per sempre. Non dovresti dirlo neanche per scherzo. I meganoidi sono soltanto dei robot. Sono la vera nemesi dell'umanità. Benjo, io ti chiedo perdono. Esseri umani, noi meganoidi vi siamo superiori sotto ogni aspetto. Io vi compatisco. Siete solo capaci di trasformare gli uomini in miseri robot. No! Benjo! Ti pentirai di questa insolenza. Meganoide, cosa vuoi da Benjo? Allora, Benjo, riconosci la nostra superiorità nei confronti di voi semplici umani? Taci! Io non riconoscerò mai una cosa simile. La debole forza di un misero umano non potrà mai essere in grado di piegare quelle sbarre. L'uomo è un essere inferiore. Anche io preferirei morire piuttosto che diventare un orribile fantoccio come voi meganoidi. Mai pensato alla fragilità del corpo umano? Io non rinnegherò mai le mie parole, Lord Sandrake, e riuscirò a salvare la vita di Beauty. Guarda, Benjo, dille addio. Presto, Beauty! Sbrigati a risalire! Perché tanta fretta? Ormai Lord Sandrake è spacciato. I meganoidi non vengono certo divorati dagli squali. E poi Lord Sandrake, essendo un comandante, può trasformarsi in un Megaborg. In Megaborg? È una creatura da combattimento, un ibrido fra un cyborg e un robot. Voi pensate a liberare le ragazze. Io mi occuperò del Megaborg. Benjo, chi è questa ragazza? La signorina Reika San. Capisco. Se non usciamo subito da qui, verremo uccise dal Megaborg. Ehi, guarda laggiù, è proprio quello che ci serve adesso. Non mi sembri molto preparata in materia. Finalmente esci allo scoperto, Megaborg Sandrake. Non hai scampo, maledetto umano. Adesso vedremo se sei in grado di contrastare l'immane potenza di un Megaborg. Non ti perdonerò per aver intralciato i miei piani. Daitarn! In azione! Apertura Daitarn! Avanti! Inserimento Daitarn!
Innesto Daitarn! Sarebbe il famigerato Daitarn 3. Esatto. Per la pace nel mondo combatterò i meganoidi con il Daitarn 3. Se non temi questa potenza, combatti! Queste sono solo assurdità. Le tue vuote minacce non possono certo spaventare me, il comandante Sandrake. Daitarn, ventaglio! Maledetto! Voi meganoidi siete mostri spietati, disposti a tutto pur di trasformare gli esseri umani in cyborg. Non avrò pietà! Questi sono i vaneggiamenti di un misero umano, il livore di un essere inferiore che non potrà mai disporre dell'immane potenza di un megaborg. Solo una mente superiore può comprendere. Muori! Maledetto Sandrake, ora assaggerai il potere del mio laccio Daitarn. Un robot come il tuo non potrà mai eguagliare la potenza di un Megaborg. Ti farò a pezzi. Sì, ricevuto, Beauty. Ora utilizzerò il laccio Daitarn. Daitarn, lancia perforante! Tutte le mie splendide fanciulle. Non avrai mai quelle ragazze. Io le rivendico in nome di Daitarn 3. Hai distrutto le mie fruste. Hai solo assaggiato la lama della mia spada. Ci siamo tutte, non è vero? Stavo per dimenticarlo. Il premio del concorso. In fondo mi spetta di diritto, no? Maledetto! Ora porrò fine alla tua miserabile vita! Ed ora, con l'aiuto del sole, vincerò! Attacco solare! Energia! Daitarn! Scontro!
scusa, ma tu cosa saresti per Benjo? Io sono la sua assistente, perché? È solo che Benjo avrà bisogno di collaboratori molto affidabili e tu da sola mi sembri un po' poco. Però sei carina, sai? Oh, questa poi! Ciao, Benjo, tutto bene? Ciao, Benjo, tutto bene? Ciao, ciao. Tutto bene. All'improvviso un'ampia zona della città di Ellington si innalza verso il cielo. Grazie all'aiuto del piccolo Toppy, Benjo riesce ad infiltrarsi nel quartier generale dei Meganoidi. Lì una incredibile scoperta lo attende. Seguite il prossimo episodio dal titolo La sfida del comandante Neros. Daitar, in azione!